Questa non è la storia. Questa è una storia. Dove prendo quello che mi hanno raccontato, ci attacco quello che non mi hanno raccontato e lo condisco con quello che ho scoperto leggendo libri e parlando con altri. Parenti, amici, studiosi. Non è la mia storia, è la storia di un uomo che non c'è più. Ma è più mia di qualunque altra storia mi venga in mente. Quindi è quella giusta. Mi chiamo Delmo Cervi, ho 70 anni e sono figlio di un mito. O almeno è così che ogni tanto mi considerano. E allora mi tocca dire che no, non è vero, non è così. Sono figlio di Aldo Cervi e di Virginia Castagnetti. E a dire la verità, un po' ce l'avrei anche su con questo mito, perché si è portato via mio padre e mi ha lasciato in cambio soltanto un nome e una lapide, per poi fare di lui un pezzo di un monumento unico, una statua a 7 teste, 7 uomini, 7 vite, 7 morti, 7 medaglie. Me non sono neanche stato interrogato. Hanno interrogato i figli, me e me ben messi insieme in una cella e dopo i figli li hanno tirati di sopra e calpestavano quando venivano giù la scala. Ci aveva crepato la testa, un altro la faccia, quello lì li ho visti con i miei occhi. Ma loro non hanno mai pianto. E quando erano davanti al piatto di esecuzione, una guardia ci ha detto: se vi volete salvare, passate alla guardia repubblichina. Uno ha detto: piuttosto andiamo in un canone di una latrina che rimaniamo più pulsi. Erano risoluto di morire ma non piegarsi. Sai quante volte che mi veniva il magone ancora oggi per dire almeno un minuto, cioè non so, un'oretta con mio padre, poi dopo torno dove sei, però almeno da vederti, perché è difficile potertelo costruire non avendolo mai conosciuto con tutta questa storia.